Buonasera e ben ritrovati a Calcio Totale, la puntata è la numero 34 contro una squadra fortissima, anche se un po' sparagnina come la Juve di Max Allegri. Il Pescara non poteva fare di più, parleremo di questo durante la puntata di questa sera, ma parleremo anche ovviamente della partita contro la Roma che chiude un po' questo periodo complicato rispetto al calendario che ha con il quale si è dovuto confrontare il Pescara. Lo faremo con la nostra squadra, questa sera più forte che mai. Cominciamo da Giovanni, che questa sera è puntualissimo perché non ha dovuto chiudere il giornale perché aveva la giornata libera. Ciao Giovanni. Ciao Oscar, buonasera a tutti. Giovanni Tondonati, collega del centro, il nostro centravanti Giancarlo Febbo. Pochi gol però. Tra l'altro poi ne discuteremo, Giancarlo, nel corso della puntata, quando avremo un collegamento telefonico con il tuo giornale da Roma. Oggi sei stato a lungo con Mr. Zeman. Sì, però come accompagnatore. Come accompagnatore, perché domani uscirà una bella intervista. Non mia. Non di Giancarlo, sul Corriere dello Sport, dedicata a Mr. Zeman. E siamo contentissimi tutti e tre questa sera di riavere con noi Grazia Di Dio. Ciao Grazia. Grazie Oscar, buonasera a tutti, felice anch'io naturalmente. Grazia Di Dio, volto di Sky, segue il Pescara in Serie A, a bordo campo, nelle partite casalinghe ovviamente, quindi la vedremo all'opera probabilmente lunedì sera contro la Roma. E io che cosa devo fare? Ringraziare Dino D'Angelo in regia, ovviamente non è un ringraziamento rituale. Dino prepara la trasmissione sempre con grande capacità e mette sempre qualcosa in più, dà un valore aggiunto alla trasmissione, di questo lo ringrazio. Da quando sono arrivato a Rete 8 lavoro con lui, sono molto contento, approfitto oggi per ringraziarlo in maniera un po' più approfondita, non l'ho mai fatto, non me ne vorrà. Vi ricordo che potete seguire la trasmissione anche in diretta streaming sul sito rete8.it a partire dalla mezzanotte, però credo a mezzanotte e 30, per quelli, come dice Giancarlo, che non ne possono fare a meno, possono vedersi anche la prima replica, e invece a partire da domani mattina potrete rivedere la puntata sia sul sito di Rete8 ma anche sul sito della trasmissione, che è calciototale.eu. A questo punto direi, se siete d'accordo, ci andiamo a sentire. Se non fossimo d'accordo. Come contraddirti? Ci andiamo a sentire l'editoriale e poi commenteremo insieme l'editoriale e ci avvicineremo un po' alla volta alla partita di lunedì contro la Roma. Ma amici mai, per chi si cerca come noi. Contro la Juve un Pescara che non ha sfigurato. Non è stato un brutto Pescara quello che abbiamo visto contro la Juventus di Massimiliano Allegri, anzi, l'impegno era proibitivo e dunque non era in gioco il risultato, scontato e a favore dei bianconeri, ma qualcosa di più forse. Capire se il Pescara avrebbe tenuto il campo con dignità provando a giocare la partita. Così è stato. Poi ovviamente è venuta fuori la differenza tecnica tra le due squadre che non consente nessun altro paragone. Puoi tifare la Juventus se sei di Pescara e la tua squadra gioca in Serie A? Questa domanda è stato il tormentone della settimana. Ovvero, può una persona che vive a Pescara tifare per un'altra squadra se la propria compagine milita in Serie A? Ci si è divisi su questo, nei bar, in ufficio, allo stadio. Una delle frasi più gettonate in ambito calcistico è che tutto si può cambiare tranne che la squadra del cuore. Proviamo a rispondere alla domanda con un'altra frase molto utilizzata. Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. Il tempo passerà. In arrivo la Roma di Spalletti. Il ciclo infernale del Pescara si conclude lunedì con la sfida contro i giallorossi del capitano Francesco Totti. Non è un mistero che Totti sia il calciatore preferito di Zeman e che la stima tra i due non sia mai venuta meno.
Sarebbe bello vedere in campo il pupone, come affettuosamente lo chiamano i suoi tifosi. Sarebbe bello se per una partita Spalletti mettesse da parte il suo ego e regalasse a tutti gli amanti del calcio la possibilità di godere delle giocate di Francesco Totti. E sì, perché Totti resterà e nella storia della Roma e del calcio italiano. Di Spalletti invece non se ne ricorderà nessuno. E credo sia giusto così. Buon calcio a tutti. Allora Giancarlo, certi amori terribile. Su Spalletti lo vedremo nell'ultimo pezzo. Io però la penso così, penso che il modo in cui ha trattato Totti è vergognoso. Spalletti è un signor nessuno, non ha vinto nulla. No. Io penso questo, che non ha vinto Spalletti nulla. Ha vinto in Russia con una squadra dove giocano due squadre. Spalletti è una persona magnifica, io lo conosco da oltre. Sarà anche una persona, io parlo da un punto di vista tecnico. Personalmente. No, parlo da un punto di vista. È stato tranchante. Tecnico. Trattare così Totti, secondo me. Io mi devo me... riprendere. Per me di Spalletti non si ricorderà nessuno fra qualche anno. Totti è già la storia, però ne parliamo dopo, hai anticipato troppo. Non si può mortificare così il calcio. Tu vuoi parlare di doppio felice? No, io vorrei cominciare. Si può esporre il mio intervento? No, di prima io intanto, intanto vorrei iniziare con te parlando della partita con la Juve velocemente, così l'archiviamo. A me pare, volevo capire se eri d'accordo, che il Pescara non abbia sfigurato contro la Juventus. Fatto. Soprattutto lo vedremo nel tema tattico, ha provato a fare la partita, poi ovviamente la differenza. Volevo capire se avevi lo stesso giudizio. Sì, sono d'accordo, ha fatto un buon inizio, tra le altre cose aveva anche delle indisponibilità che poi la Juve ha fatto giocare la squadra non B, diciamo A trattino B, perché ha cambiato 5-6 giocatori, ma tutto il tridente offensivo era quello. Invece il Pescara, che già ha parecchi problemi, ha dovuto rinunciare sia a Baybek sia a Benali, che erano in panchina, però in realtà non si erano allenati per niente in settimana. Ha retto bene, anche se poi a rivederli i gol sono arrivati da errori teoricamente evitabili, perché sul primo c'è stata quella respinta di Bacher, del portiere, però voglio dire, magari i gol sarebbero arrivati in altre circostanze, però sicuramente... Quindi sei d'accordo? Io sono d'accordo, l'avevo detto che il Pescara dopo la sosta ha cambiato ritmo, ha cambiato marcia, è chiaro che dipende dal calendario che ci ha stroncati, perché tu hai il Milan pareggi, a Empoli potevi vincere un Giriese, invece di avere in rapida sequenza Juventus e Roma, avessi avuto prima magari, che ne so, Bologna e Crotone, Palermo, Bologna, vabbè, però con i secchi di mano non si fa nulla, l'importante certo, è... Certo, non è per colpa di questa sconfitta che... Pescare eventualmente. Grazie, tu che partita hai visto, ti è piaciuta? Molto, sei soddisfatto? Molto, sì, più che altro, come diceva anche Giancarlo, anche per il carattere che ha espresso la squadra, e naturalmente è quello che fino alla fine del campionato si augurano tutti, a partire dal mister, da Zeman, che scenda in campo davvero una squadra che forse durante il campionato non ha messo in luce non solo le qualità ma anche la personalità giusta per affrontare un campionato dignitoso perlomeno, e quindi per queste ultime partite ci si aspetta comunque un Pescara che non molli almeno la grinta, e poi anche con le grandi squadre lo sappiamo, diciamo che gli stimoli sono anche maggiori. Vengono un po' da sé. Giovanni, prima di affrontare l'argomento che dicevamo prima della trasmissione, casualmente hai affrontato anche tu oggi sul centro, su questo tema di poterti fare due squadre, di fare la squadra tua quando arriva in casa, volevo però sentire anche il tuo parere su Pescara Juventus, che Pescara hai vinto, che hai visto, scusami, se ti è piaciuto, se si poteva fare di più. No, vabbè, ha ragione Giancarlo quando sottolinea le assenze che comunque hanno penalizzato un po' il modo di stare in campo del Pescara. Io sinceramente mi sono annoiato tantissimo allo stadio, specialmente nel secondo tempo. Brutta partita, un buon allenamento per la Juventus in vista del ritorno della semifinale di Champions. È chiaro che ormai il Pescara non ha più nulla da dire in questo campionato. Poi c'è stata anche la vittoria dell'Empoli a Firenze, che un po' ha spento qualsiasi velleità o possibilità di compiere il miracolo. Qualche scelta non mi ha convinto di Zeman, quella di schierare Memuce esterno alto, insomma qualche esperimento, però in queste settimane diciamo che le ha provate un po' tutte, no?
evidentemente non si poteva fare di più di positivo, cioè che la squadra comunque corre molto di più rispetto al passato, fino al 90esimo. Questa è una novità secondo me da sottolineare. E poi per quanto riguarda il materiale, inutile tornarci su perché ne abbiamo parlato della... Abbiamo sottolineato questo aspetto positivo. Sì. E Giovanni, presidente Einaudi, sai che cosa diceva quando gli chiedevano ma perché l'Italia fa fatica a ricostruirsi? E rispondeva dicendo che le case si costruiscono con i mattoni che si hanno a disposizione. Quindi Zeman ha a disposizione questa rosa che non ha creato lui, abbiamo detto a più riprese che la rosa non c'è, cioè la rosa dal nostro punto di vista, almeno dal mio, è la meno competitiva. Certo, noi abbiamo avuto una querela relativa al fatto se fosse l'ultima o la penultima o la quart'ultima, non è però che diciamo la rosa non è un livello, non è una rosa da metà classifica, e invece abbiamo sottolineato questo aspetto almeno da un punto di vista fisico, che quindi che se le gambe ti danno ragione puoi impegnarti di più e quindi evitare pure di fare quelle brutte figure che spesso... C'è un pizzico di amarezza, cioè perché dopo il 5-0 col Genoa eravamo tutti un po' più carichi di speranze, questo bisogna ammettere. Sì, no? È vero. Però è venuto il pareggio con l'Empoli, il pareggio col Milan, insomma sono venuti i risultati, c'è stata una... non abbiamo visto il calcio di Zeman, ma lo stesso allenatore Pescara, è insoddisfatto, saremmo retrocessi ugualmente, di sicuro, però insomma, però quanti giocatori diciamo teoricamente zemaniani sono in questa squadra? Infatti ho fatto riferimento a quella partita, che noi sappiamo benissimo che il presidente ovviamente c'erano i problemi anche nel Genoa, abbiamo il visto presidente quello che ha scelto Zeman ovviamente provando a giocarsi le carte in questo campionato, ma soprattutto in prospettiva, tant'è che lo scouting che stanno facendo Peppino e Luca Leone insieme ad altri, a una rete di osservatori, è proprio alla ricerca di questi profili, diciamo giovani a metà, diciamo però con grande corsa, grande gamba, capacità di adattamento a un tipo di gioco che a differenza di molti altri allenatori richiede alcune qualità. C'è anche da dire che Zeman ha dovuto riadattare la condizione fisica al suo tipo di gioco, perché quelle quattro partite perse, quelle che praticamente noi avevamo qualche speranza con Chievo, Sampdoria, Atalanta, Udinese, ci sono state nel periodo di richiamo della preparazione che ha dovuto rifare. Magari se la squadra fosse stata in condizioni diverse si poteva sperare. Però appunto Giancarlo, tu sai benissimo, perché sei un cronista di grande vaglia e stai sul pezzo da tanto tempo, che con i se e con i ma proprio nel calcio c'è appunto chi fa una filosofia del tutto opposta. Prendi Max Allegri, diciamo, e io ho definito ovviamente un po' scherzandolo il calcio sparanghino di Allegri, e c'è chi per arrivare al risultato, cioè non guarda tanto al sottile, chi invece deve, vabbè, c'è, poi dipende. E quindi con i sei, con i ma non si va da nessuna parte, in alcuni casi contano i risultati, in altri casi questo era un campionato che sembrava, che è sembrato, diciamo la verità, segnato già dopo le prime partite. Però Giovanni, qualche domanda a Zeman gliela faremo sulle sue scelte, nel senso che le domande si possono sempre fare. Sorpreso tutti, non ho seguito la conferenza post partita, magari prima di quella con la Roma o dopo. Cercheremo di approfondire un po' le sue scelte, perché se non ha messo in certe posizioni determinati calciatori, un motivo c'è. Io direi Zeman è considerato comunque un integralista, quindi non è che è cambiato nel però corso devi avere anche per esempio gli esterni, per mettere gli esterni, se non ce l'hai devi adattare dei giocatori. No vabbè, però che ne so, Mitrisa ce l'aveva, lo stesso Muric ce l'aveva, magari l'ha preferito mettere una volta. Probabilmente li ha ritenuti troppo leggerini, anche perché Muric non ha giocato manco un paio di minuti avrà giocato, sicuramente non ha rinnegato dopo la partita con la Roma gli si potrà, che è anche un periodo di stress per tutti, per l'allenatore, per Che giornalisticamente è un po' tardi, nel senso che dopo la partita della Roma che puoi andare, è una squadra che va a fare bunker a Barcellona, prende gol con Barcellona, di che vogliamo parlare? Cioè non è come con la Roma, non c'è partita sulla carta, dopodiché può succedere tutto. L'ultima volta che ho intervistato Zeman si è lasciato, naturalmente non con il microfono acceso, si è lasciato insomma sfuggire, magari se fossi arrivato un po' prima. E anche lui con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ma sicuramente quando è arrivato qui ce l'ha messa davvero tutta, anzi si è lasciato sfuggire anche in una conferenza, ora non mi ricordo
in quale, prima di quale partita, si è lasciato sfuggire. Mi aspettavo forse di fare meglio, vero? Non sì, è stato... una conferenza per partita. No, pensavo di incidere di più, pensavo di riuscire meglio. Poi, quando si dice che è difficile giudicare dal di fuori, già noi che seguiamo comunque il Pescara, non dico qualcuno quotidianamente, diciamo la maggior parte di noi in maniera abbastanza assidua, è difficile esprimere dei giudizi dal di fuori. Dal di dentro la situazione è sempre diversa, una squadra che è stata costruita in un altro modo, per un altro tipo di gioco, con delle scelte che possono essere opinabili o meno, ma io sulle scelte non ho nulla da dire, le scelte secondo me si possono sbagliare, ho da dire, l'ho già detto, su altre questioni. Ma cambiamo pagina, Giovanni, volevo, appunto, non sapevamo l'uno dell'altro, abbiamo trattato praticamente lo stesso argomento, tu oggi l'hai fatto focalizzando sulla Roma, sentendo un po' di persone in giro, si è parlato di questo in questa settimana, anche con la partita con il Milan, con la Juve, se ne parlerà con la Roma. Un po' i ragazzi, dice, allora qual è la tua squadra, la Juventus, il Milan, la Roma, l'Inter, la seconda il Pescara o viceversa? Ecco, tu che hai sentito questa, che idea ti sei fatto e che pensi pure tu su questo tema? No, io non credo che sia una cosa assurda questa, io credo che riguardi almeno l'80% dei tifosi, di una squadra di provincia, le cosiddette piccole, quindi non è che soltanto la piazza di Pescara presenta dei tifosi che fanno il tifo per il Pescara e poi simpatizzano per Juve e Milan, riguarda un po' tutte. Il sud, il centro-sud di più, perché ci sono meno squadre che partecipano a campionati importanti, questa è una ricerca che hanno fatto, che hanno pubblicato tempo fa, ne avevamo parlato anche prima di Pescara-Juventus, il 40% dei tifosi italiani della Juventus abitano nel sud, al sud e nelle isole, quindi secondo me non è affatto scandaloso, no, provare simpatie per squadre, per grandi squadre, perché poi quando è che ci si innamora del calcio, no? Da bambino, cioè. Da bambino ovviamente, ti innamori forse della squadra che vince, l'influenza dei parenti, dei genitori, della stessa televisione, e di chi vince, che è importante, e di chi vince, ecco perché in Italia ci sono per voi più schiavi di 8 del tifo, sì, di tifosi, del risultato, schiavi del tifo e del risultato, perché invece fate come me, siate soltanto tifosi di un'idea, in questo caso Zeman, e quindi non avete problema di avere ovunque due squadre, sia, ce l'avete una sola, ovunque sia. Invece l'argomento secondo me è un po' più interessante, riguarda questo, cioè come fa un abitante di Pescara tifare Roma, Juventus o Milan quando gioca contro il Pescara, quando si scontra, questo è il tema. Quello è un po' più... Prima di sentire anche gli altri, tu lunedì sarai diviso a metà o no? No, io... Tu ti farei per il Pescara? Io però ho avuto un precedente che raccontavo proprio ieri al dottor De Blasio, che ho sentito proprio... Che salutiamo, Edoardo De Blasio, un caro amico. Anch'io da bambino, tifoso della Roma, tifoso del Pescara, eccetera, quando si sono scontrate... Hai sempre tifato per il Pescara? In Serie A ho capito che il Pescara era la mia prima squadra. Cioè, quindi per te ho avuto, cioè, la resa per te, conti. Io pure. Aspetta, per te quindi lunedì non ci saranno problemi, no. Sei con il Pescara punto e basta. Sì, però non lo so, c'è anche chi di Pescara, invece che di Pescara tifa Roma, Juventus. Giancarlo, tu che anzi no, sentiamo vabbè, prima Grazia, perché sì, Giancarlo su questo so come la pensa. Tu Grazia che pensi? È giusto che ci sia così? Beh, io sono una persona molto diplomatica e democratica, quindi secondo me sì, vai dove ti porta il cuore, nel senso che se una persona si sente di essere attaccato ad una squadra, anche se non è la squadra della propria città, perché no? Bisogna anche fare i conti, insomma, con quello che fa battere il cuore. Sono molto romantica in questa idea, però alla fine io non ci vedo. No, esatto. Io non ho mai visto un problema, insomma, in queste tematiche, anche perché ognuno di noi, insomma, sa cosa ci emoziona. E anch'io da piccolina, quando andavo a scuola, ero sicuramente tifosa della squadra della mia città, ma è anche vero che il Pescara quante volte poi è stato in Serie A a scendere in campo contro le grandi, insomma. Quindi tu che squadra? Io per seconda squadra, diciamo, io per il Milan. Doppio a me emoziona. Qui abbiamo la Roma, abbiamo il Milan. Allora, prima di sapere, io non voglio tu a me, bisogna chiarire una cosa. Io la scelta definitiva l'ho fatta da bambino, da adolescente. Ma anch'io tifo Pescara. Qualcuno l'ha fatta da adulto. Allora, Giancarlo l'ha fatta da adulto. Non parliamo per interposta persona. Completamente diverso. Allora, Giancarlo, esprimi sinceramente il tuo parere.
che io ho sempre tifato Pescara con la Juve. Dopodiché, quando ho visto l'aggressività dell'ultima Juve, ho smesso di tifare Juve. Aspetta, della per Juve contro il Pescara, ricordiamolo, sì, 5 anni fa. Serie per me è completamente indifferente, anzi, ah, vabbè. Detto ciò, è come un amante che ti ha tradito. No, vabbè, ho capito che sono due realtà diverse e quindi noi non abbiamo niente, vabbè, che meglio spartire. Tardi comunque, che mai. Meglio tardi che mai. Che cosa pensi sul tema? Io, allora, io penso che non entriamo nella legittimità, perché è chiaro che uno può fare quello che vuole, c'è democrazia, e poi ognuno nel suo intimo sa cosa gli dà gioia, esatto, e cosa no. Cosa quindi no, cioè, è ognuno che lo sa. Quindi secondo me la riflessione non è sul fatto che uno non può essere doppio fedista, è sul fatto che, visto quello che abbiamo visto in questi giorni, cioè abbiamo visto tanti pescaresi, io perlomeno che ho una certa età, io ne conosco tanti, ho visto tanti pescaresi, miei vicini di casa, ma anche i tuoi colleghi, a dire la verità, se proprio lo dobbiamo dire, anche in sala sta. Quindi praticamente io ho capito che lo zoccolo duro della tifoseria di questa piazza si è molto ristretta, è molto molto ridotto, sinceramente, anche quello che ho letto stamattina, quindi il vero tifoso pescarese, anche quello che ho letto stamattina e quindi praticamente, perché dopo noi parliamo sempre di Pescara, qualcuno dice una città di 120.000, io ritengo che il bacino d'utenza della tifoseria sia il doppio, perché tant'è vero che devono fare anche, volevano fare la grande Pescara, perché Pescara ha 120.000, Montesilvano 60.000, poi c'è Città Santa, quelle Spoltore, quindi stiamo parlando di un bacino di utenza di 200, sì, sì, di 240-250.000 persone. Gli abbonati sono 8.000 su 250.000, quindi mi sembra che sia il 3%. Se prendiamo Cesena, che è una città di provincia, ha 10.000 abbonati in Serie B, per dire. Quindi ho ovviamente nel momento in cui si riduce lo zoccolo duro della tifoseria, secondo me anche le aspettative della piazza si devono anche un po' ridimensionare, perché poi non è che vediamo i doppiofedisti che poi sul web, oppure alcuni che sono anche opinionisti che vanno in televisione. Chi va in televisione può essere un allenatore, un tecnico, uno storico, un addetto ai lavori, un giornalista, ma se ci va un opinionista che deve interpretare il sentimento della piazza e poi lui fa il tifo per un'altra squadra, non mi sembra una cosa. Io direi, vorrei cogliere da questa lineare. È chiarissimo il tuo pensiero, quindi abbiamo avuto tre non abbiamo parlato tre posizioni diverse. Nel momento in cui noi scendiamo in campo da giornalisti, da professionisti. Vabbè, in quel caso, vabbè, secondo me. Normale, allora io su questo, io vabbè, da un budista calcistico, io sono Zemaniano e basta, quindi io non hai problemi. Se Zeman va in una squadra che pure mi è antipatico, io tifo per quella squadra. La Juventus o al Milan. Ma io spero che non andrà mai alla Juventus. Al Milan ci può andare adesso perché è dei cinesi. Fino a poco tempo fa mi dà. No, io sono Zemaniano e basta. Quando Zeman non allenerà, mi porrò il problema della squadra. Penso che continuerò a tifare i grandi numeri 10 come facevo prima di che arrivasse Zeman. No, sarebbe bello fare una ricerca sociologica. No, su questo, io la cosa. Perché secondo me, allora, un parametro fondamentale per indirizzare il ragazzo è la Serie A. Cioè, quando una squadra. No, però scusami, Giovanni, prima. Cioè, i bambini pescaresi, cioè, quando il Pescara è in A. Vedi tanti bambini. Ma infatti, cioè lui faceva l'esempio del Cesena. Ma Cesena quanti campionati ha fatto? Cioè, di Serie A e grandi di Serie B. Vabbè, anche una tradizione diversa, perché quello che tu dici città di provincia. Che io non penso che a Bergamo succeda quello che dici tu. No, fanno il tifo per la Atalanta e basta. No, Atalanta, ho capito, quanti campionati dobbiamo dire. Però posso dire una cosa, di quello che ha detto Giancarlo, l'aspetto che io tirerei fuori, perché è un aspetto in prospettiva, è che per evitare questo problema, perché ha ragione Giovanni, bisogna capire qual è lo zoccolo duro della tifoseria. Giancarlo. No, Giovanni. Ah, scusa. L'investimento vero, però un investimento, per modo di dire, nel senso che tu devi solo cercare di assecondare, è che tu allo stadio ci porti i ragazzi. Il Pescara in questo senso, per esempio, sta portando molti ragazzi delle scuole giovanili. Allora, se tu nel corpo del tuo tifo c'hai una linfa giovane, c'hai gli adolescenti, allora quelli stati sicuri che non ti tradiranno. Esatto, allora, il Pescara, da questo punto di vista, almeno come si vede, sta ma portando se poi tanti il Pescara bambini, sta in Serie A e i papà portano i figli allo stadio con le maglie delle altre squadre, è difficile, allora, diciamo che si riesca. Io ho voluto mettere questa settimana, capito, questo pezzo nell'editoriale perché è stato un tormentone. Dovunque andare, si parlava solo di questo. Finirà con la Roma. Erano tre settimane un po'. Tre settimane. Finirà con la Roma, dopodiché per la
buona pace di Giancarlo. No, i pescaresi dico, torneranno tutti a fare il timone per attenzione, pescare. Adesso non è che si può tornare a chiedere. No, adesso non è che andiamo a chiedere al presidente che vogliamo per forza una squadra di Serie A, perché poi quando si torna in Serie A si sta più comodi allo stadio per tifare Roma, Juve, Milan. Questo no, non si può fare. Giancarlo, quando se l'è segnato al dito. Il discorso della riflessione non è banale, sinceramente. Certo, è una piazza che deve abbassare le aspettative, perché però Giancarlo, il cambio non dà quello. Allora, questo tema che tu poni è un tema talmente mi interessa talmente tanto, ed è un tema che secondo me interessa i telespettatori, che quando finirà il campionato, noi facciamo sempre 2-3 puntate prima di lasciarci per la pausa estiva, una di queste puntate, in una sarà di queste puntate, no, lavoreremo, Giovanni, dal punto di vista redazionale, a cercare questi studi sulla composizione del tifo, e vorrei fare una puntata proprio solo su questo, analizzando il tifo delle altre squadre, delle squadre straniere, per cercare di dare il nostro piccolo contributo anche in questa direzione. Abbiamo un po' sfalato, direi Bari, di andare... A Bari hanno fatto un lavoro del genere, la società ha fatto un lavoro ma del io genere, dico, penso che sia importante. Però non ricordo adesso bene i contenuti, li andrò a rivedere e ne parleremo. Appuntamento, proprio dei messaggi della società, tifare soltanto Bari. Diamo appuntamento ai tifosi, alla fine del campionato faremo una puntata sulla composizione del tifo. Nel frattempo, Dino, ti ricordo che andando in pubblicità puoi fare la telefonata e rientreremo appunto con un collegamento con la sede centrale del Corriere dello Sport, e poi capirete bene il perché. Eccoci rientrati in studio, come vi avevo annunciato abbiamo un importante collegamento telefonico con la sede centrale del Corriere dello Sport con Roma, in particolare con Guido Dubaldo, che saluto. Buonasera Guido. Sì, buonasera a tutti voi e a tutti gli amici di Pescara. Intanto ti salutano anche i colleghi dallo studio, che poi ti faranno anche loro delle domande. E perché abbiamo Guido Dubaldo? Intanto perché Corriere dello Sport seguirà con grande attenzione la partita Pescara-Roma, ma soprattutto perché Guido è stato oggi a Pescara per intervistare in esclusiva Mister Zeman, e domani, suppongo Guido, correggimi se sbaglio, domani vedremo il risultato di questa intervista, giusto? Sì, sì, domani uscirà questa intervista. Ci puoi fare qualche anticipazione senza toglierci il gusto però di leggercela domani? Certo. Beh, innanzitutto per me è stato un piacere rivedere Zeman, che ho conosciuto ai tempi della Roma, in particolare i primi 2 anni, quando eravamo entrambi un po' più giovani. E mi ha fatto piacere avere la possibilità di intervistarlo da solo, tra l'altro col collega Giancarlo Febbo che mi ha accompagnato, gentilissimo, ed è stata una bella chiacchierata. Naturalmente è incentrata molto sui suoi ricordi della Roma e sul giudizio che lui dà della Roma attuale, di quella che sta nascendo, ma anche con qualche rimpianto di quello che ha dovuto portato a lasciare la Roma quando finalmente Sensi si decise a investire, e dopo che lui andò via arrivò a capello che l'anno successivo vinse lo scudetto. C'è anche da ricordare che quando Zeman andò via lasciò a Sensi un buon capitale economico, e Capello vinse lo scudetto ma fece quasi fallire Sensi, se non mi ricordo male. Beh, Sensi fece grandissimi investimenti, non soltanto su input di Capello, ma proprio perché decise di come dire, allargare i cordoni della borsa e dare una risposta a Cragnotti, che aveva vinto lo scudetto l'anno prima, per cui si svenò letteralmente su in particolare un giocatore che era Battistuta, che all'epoca già aveva superato i 30 anni, e la Roma pagò 70 miliardi delle vecchie lire per questo giocatore, che è stato fondamentale per la conquista dello scudetto, in particolare nel girone che poi, di andata, ma poi scusami Guido, 70 miliardi fa più impressione di 35 milioni di euro. È vero. Però già 35 milioni è tanta roba anche oggi, Sì. Però 70 miliardi furono, diciamo, certo, Battistuta, come dici tu, fai bene a ricordarlo, fu determinante, però in realtà dopo la vittoria di quello scudetto iniziò un declino per la famiglia Sensi da quel punto di vista, perché fu un'esposizione forse troppo importante, no? Sì, assolutamente. Senti, invece... Pensate, quell'anno arrivarono oltre a Battistuta Emerson, Samuel, Zebina, ma ne arrivarono una decina di giocatori di primissima fascia. Certo, e, dato che vivi a Roma, insomma lavori al Corriere dello Sport, volevo sapere, a Roma
perché noi sentiamo sempre, leggiamo di queste cose, che Zeman è uno dei pochi allenatori che continua ad essere ben voluto sia dai tifosi della Roma che da quelli della Lazio. Intanto ti voglio chiedere se è vero, e se è vero che comunque a Roma, quando ritorna mister Zeman con un'altra squadra, viene sempre accolto bene. Sì, sì, direi in particolare da parte dei tifosi della Roma. Ha mantenuto buoni rapporti anche con quelli della Lazio, però lui si identifica di più nella Roma e quindi i tifosi della Roma gli vogliono bene in modo particolare. Sono stati anni, io faccio sempre riferimento ai primi due, sì, importanti, nei quali alla Roma oggi, come ha ricordato lui stesso, è stato tolto molto, proprio perché come torti arbitrali, perché Zeman, come sapete, era un personaggio scomodo, forse lo era ancora di più all'epoca. Vi ricordate la famosa intervista, quella sulle farmacie, fuori dalla farmacia, certo, e dagli uffici di Menziano, per cui insomma furono anni difficili, ma comunque anni vissuti anche con grande, come posso dire, con grande entusiasmo da parte dei tifosi, perché questa squadra ti avvolgeva dal punto di vista passionale. Certo. Era una squadra sempre all'attacco, di andare all'attacco, di fare tantissimi gol, di rovesci anche clamorosi, perché Zeman ha perso tanti di derby, alcuni anche male, però ecco, era una squadra che aveva conquistato i tifosi, e secondo me anche il suo ritorno un po' triste, un po' mesto, di quando è tornato tre anni fa ormai, che è stato richiamato dalla proprietà americana e poi è stato esonerato, non ha scalfito quello che aveva lasciato, quello che aveva lasciato prima. E quello che aveva lasciato prima sicuramente, Guido, è questo rapporto straordinario tra lui e il capitano, e Francesco Totti. Ah sì, sì, assolutamente. Un rapporto che dura nel tempo, che Totti, lo stesso Totti, conserva con grande simpatia, ricordo di Zeman, un allenatore che lo ha valorizzato, al quale lui deve tanto, lo ha aiutato a capire anche l'importanza dell'allenamento, dell'allenamento e dell'aspetto atletico di un campione come lui. Sì. Per cui ecco, Zeman è sempre rimasto, parla sempre benissimo di Totti, e Totti è rimasto in buoni rapporti con lui ed è riconoscente a Zeman per quello che ha fatto. Sì. Nel suo carriera. Noi speriamo francamente che, ho scritto nell'editoriale, che Spalletti metta da parte un po' il suo ego lunedì sera e ci faccia godere 90 minuti di Francesco Totti. È difficile, ma noi ci speriamo. Direi che è impossibile. C'è Giancarlo che ti vuole fare una domanda. Sì, Guido, volevo tornare un attimo all'attualità della partita di lunedì, e volevo chiederti come viene interpretata, come viene vissuta la vigilia dalla Roma, perché nella lotta col Napoli mi sembra di aver capito che il calendario del Napoli è leggermente più facile di quello della Roma, tranne la partita di lunedì, diciamo quella di lunedì viene data come giornata favorevole alla Roma, ma lì la situazione com'è? Ma io credo che il Napoli abbia nel complesso queste ultime sei partite un calendario più agevole della Roma, perché ha soltanto una partita, diciamo, difficile contro l'Inter, mentre la Roma ne ha tre, una dietro l'altra, subito dopo questa contro il Pescara, perché la Roma poi dopo il Pescara affronta il derby, la Lazio, poi a seguire il Milan e la Juventus, per cui la Roma ha due punti di vantaggio, consideriamone tre, perché poi c'è lo scontro diretto, ha un gol in più a favore, però ecco, è un vantaggio che rischia di erodersi in questo mini ciclo che comincerà la prossima settimana. C'è anche in studio con noi la collega Grazia Di Dio di Sky, che ti vuole fare una domanda. Ciao. Prego. Intanto ciao. Intanto oggi Totti e Nainggolan erano al Monte Carlo al torneo di tennis. Sì. Quindi hanno staccato un po' la spina e magari qui sì, i molti tifosi se lo aspettano Totti in campo, io ho detto prima, posso dire che sarà impossibile dal primo minuto. Sì. Però ecco, oggi erano a Monte Carlo perché hanno soffritto di questo giorno di riposo che in maniera inconsueta Spalletti ha concesso alla squadra di venerdì, cioè si gioca di minuti comunque a tre giorni dalla partita contro il Pescara. Però probabilmente i giocatori erano un po' stanchi, quindi
hanno avuto questo giorno di riposo. Potrebbe essere molto preoccupato. Sono molto preoccupato di Pescara se si riposano i merdi, potrebbe essere. Esatto. Potrebbe pagare. No, no, ma io una domanda un po' scontata, ma anche insomma plausibile. Mentre il Pescara metterà in luce insomma tanti stimoli per affrontare la Roma, insomma la grande squadra, la Roma come fa ad affrontare una squadra e non darla per scontato come il Pescara? Queste sono le partite che uno dice sulla carta non c'è storia e poi magari ti trovi che vai a soffrire fino agli ultimi minuti. Io penso che in questa partita ci sono tante motivazioni da parte del Pescara, no? Che non ha più, diciamo, salvo miracoli in attesa, fino a che non c'è la matematica, non ha interessi di classifica, però ci sono tanti giovani che vogliono mettersi in mostra, c'è Zeman che ha uno spirito dedicato nei confronti della squadra giallorossa o della società, c'è qualche giovane, qualche giocatore che la Roma ha perso per strada, come Caprari, penso a Caprari e Berre, che magari avranno voglia di dimostrare che i dirigenti sono sbagliati nei loro confronti. La Roma ha vinto all'ultimo minuto grazie a un gol su rigore di Totti in una partita contro il Cesena in casa che stava pareggiando. E Cesena è inferiore di gran lunga anche al Pescara. Per cui ecco, sono quelle partite che se non affronti con la giusta determinazione, poi soprattutto una squadra come la Roma che viene da un periodo molto denso di impegni che potrebbe risentire della fatica, che comunque comporta delle difficoltà. Sì, grazie. Guido, c'è anche un'ultima domanda, poi ti facciamo andare perché ci hai detto, ci hai ricordato molto elegantemente che devi fare quattro pagine stasera. Giovanni Tondonati, il collega del centro. Ciao Guido, buonasera. Ti faccio una domanda andando un po' indietro con gli anni, quindi tornando all'esonero di Zeman, no? Quando era la Roma. Vabbè, qualche cattivo rapporto con qualche giocatore. Poi a un certo punto quella conferenza stampa in cui lui chiese regole, no? Il rispetto delle regole. Poi qualche mese dopo Zeman è tornato sull'argomento dicendo ho una decina di giocatori sempre fuori, qualcuno fermo sul raccordo, altri sul lettino. Cioè che idea ti sei fatto tu a distanza di tanto tempo? Cioè che cosa non ha funzionato? Zeman è un allenatore che adotta dei metodi integralisti e che secondo me alcuni giocatori della Roma di quella stagione non hanno accettato. Penso a Osvaldo, penso a magari anche delle difficoltà tattiche che ha incontrato, come ricordava anche oggi Zeman, e De Rossi. Insomma, ci sono state delle situazioni in cui Zeman si è trovato in difficoltà in quella sua stagione alla Roma. È stato forse, forse lui ha sbagliato ad accettare quel ritorno, perché comunque era una situazione complessa, lui non era la prima scelta, hanno scelto lui dopo che non si erano messi d'accordo con Montella, era una scelta completamente diversa dal target dell'allenatore che cercava la Roma. Insomma, ecco, forse sarebbe stato meglio per lui mantenere vivo quel ricordo dei primi due anni che ha fatto da allenatore della Roma, che fu una scelta clamorosa da parte di Sensi, perché Zeman era l'allenatore che la Lazio aveva mandato via l'anno prima, per cui era una scelta clamorosa e che però ha avuto dei risultati importanti. Grazie. Allora, Guido, intanto grazie. Adesso permettetemi di fare un saluto, come di una notizia a chi non lo sa, perché visto che siamo una televisione di Pescara, io sono consigliere nazionale all'Ordine dei giornalisti e ieri abbiamo eletto il nuovo presidente dell'Ordine dei giornalisti, che è pescarese, sì. Ed è Nicola Marini. Sì. E se ci ascolta gli mandiamo i nostri saluti. No. I nostri in bocca al lupo. Ai quali ovviamente ci uniamo anche noi, grazie per avercelo ricordato Guido, e ci vediamo allora lunedì. Ci vediamo lunedì. Grazie e buon lavoro. Ciao, ciao, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. Perché poi le conseguenze di quella scelta vennero pagate soprattutto dal Pescara, ma anche da...
dalla certo. stessa Roma, perché poi... Vabbè, mi pare che Guido ci ha dato un bel contributo sia rispetto alla partita di lunedì, ma soprattutto anche rispetto a questo punto, alla curiosità per l'intervista che domani mattina leggeremo, come tutte le cose sì, che riguardano Zeman. Ha parlato anche del Pescara dell'anno prossimo. Ah, perché tu eri presente, quindi... Però non ci puoi fare nessun'altra anticipazione. No, prima. Io praticamente... ho detto al mister dopo, vabbè mister ci vediamo, ha detto lui ci vediamo domenica, io ho detto no ma mister lunedì, come perdi stai perdendo i colpi, e lui mi ha detto no domenica c'è una conferenza, non ti ricordi stai perdendo i colpi, è stato simpatico. Sì, ha parlato anche del Pescara, da quello, però voglio dire vediamo, magari, no, ce lo leggiamo domani, perché poi sembra... diciamo ha parlato tanto. Bisogna vedere pure che cosa poi magari lui ha selezionato, cioè, Guido magari quel pezzo non lo mette, quindi non possiamo... Ma rimandiamo tutti domani mattina in edicola, a leggere il Corriere dello Sport e ovviamente anche il centro per par condicio, perché il centro dedica tutti i giorni sempre tante pagine a Zeman e al Pescara. Non ci sarà la firma di Giovanni Tondonati, ma ce ne faremo una ragione per domani. Ce ne faremo una ragione. Allora Giovanni, e dato che oggi ti sei riposato, facciamoti lavorare un po' di più, vediamo. Le formazioni. Riposato con una figlia di... Con la figlia di... Forse conviene stare in ufficio. Più che il più bel lavoro del mondo è quello del papà, Giovanni. Sì, sì, quello sì, però. Sara non ci ha sentito. Dai. Allora, vediamo un po' chi sono stati i migliori in campo contro la Juventus. Sì, rapidamente possiamo andare in grafica, questi... I voti, vi ricordo che questi voti sono la media dei voti espressi da me, da Giancarlo, da Oscar e da Ivano Di Sciascio, che salutiamo. Zampano 6, Koulibaly 5,9, Fiorillo 5,7, 5,5 per Memuscia, i Caprari, Bruno e Campagnaro, Brugman 5,3, Benalì 5,2, così come Coda e Biraghi, 5 per Muntari, 5,5 per Zeman. Quindi il migliore in campo è Francesco Zampano. Allora Giancarlo, con te, Zampano è stato spesso quest'anno migliore in campo, poi insomma, ha degli alti e dei bassi, ma l'abbiamo sottolineato già tante volte, e invece no, volevo parlare con te un po' di Koulibaly, perché da quando è iniziato a giocare si trova sempre tra i migliori. Io ho detto la settimana scorsa che mi sembra un po' esagerato quello che si scrive e che si dice attorno a questo ragazzo che ha fatto poche partite, però esagerato nel senso che dopo tre partite non puoi già diciamo, decantare la nascita di un nuovo fenomeno. Mi pare però un giocatore che sicuramente potrà diventare importante, intanto in tutte le presenze che ha fatto quest'anno in campionato è sempre nel nostro podio. Sì, un po' siamo indulgenti noi perché è un esordiente, vabbè, la sua storia la sappiamo tutti, ora senza romanzarci, però è un giocatore che secondo me si può fare perché ha quasi tutti i requisiti. Nel senso, una tecnica che non sarà sopraffina ma non è neppure disdicevole, una presenza fisica già abbastanza importante, anche se è muscolarmente deve crescere, e poi ha personalità, non è affatto dimesso. Oggi per esempio in allenamento, si è beccato dopo un contrasto con Mitrita, e comunque ha una bella vispolemica il ragazzo. Poi chiaramente lui ha avuto la fortuna anche di incontrare Zeman, perché vedi l'ha lanciato, è diventato titolare contro il Milan, contro la Juve, quindi comunque parte con uno scattino di vantaggio rispetto agli altri della sua media. Vediamo pure se resterà l'anno prossimo. Questo per lui sicuramente, sì, chiaramente Zeman già l'ha detto, vediamo chi può restare. Koulibaly sicuramente è uno di quelli sopra la lente. Le caratteristiche per fare una bella carriera ce l'ha sicuramente, quindi si potrebbe giocare in questo scampolo di campionato la possibilità di restare con Zeman il prossimo anno e avere la possibilità di partecipare a un campionato che noi tutti ci auguriamo sia un campionato non solo vincente ma solo per lo zoccolo duro, non per i doppio fedisti. Grazie, volevi dire qualcosa pure tu su Koulibaly? Volevo aggiungere proprio d'accordissimo con Giancarlo, lo stesso Zeman ha detto sicuramente è un ragazzo che ha talento, quindi l'ha scelto dalla primavera per giocare in prima squadra perché le doti le ha, ma deve crescere, deve migliorare, perché sicuramente far qualche presenza in Serie A non vuol dire che insomma sei un giocatore che sei diventato un giocatore, certo, e poi soprattutto se ha voglia ha anche detto che con Koulibaly è più facile perché apprende prima, perché non ha
una carriera alle spalle, quindi si è espresso già tutti i meccanismi abbastanza. Già insomma sclerotizzati. Giovanni, invece, la presenza di Fiorillo sul nostro podio testimonia che probabilmente avevamo ragione quando incalzavamo sul fatto che dovesse giocare lui al posto di Bizzarri. Non ce ne voglia, lo diciamo ancora una volta, Bizzarri, ma a un certo punto, quando il campionato sembrava indirizzato su un binario morto, a quel punto tanto valeva la pena dare spazio a Fiorillo, che è un giocatore del Pescara. Beh, ancora giovane, di proprietà, Bizzarri in scadenza di contratto. No, veramente un buon rendimento quest'anno in queste partite Fiorillo, anche se gli abbiamo messo 5,7, perché sul primo gol magari forse poteva fare meglio, anche se poi Biraghi si ferma e consente a Cuadrado di riprendere la palla. Cioè, quante volte abbiamo parlato che i difensori devono essere sempre pessimisti in area, invece non è mai successo. Devono scappare il gergo tecnico, e non lo fanno mai, E ieri proprio nell'intervista del pomeriggio si è concesso a tifosi, ad amici e ai giornalisti proprio lì all'outlet, ieri pomeriggio lo stesso Fiorillo ha ringraziato ufficialmente sia Zeman che Oddo. È stato molto diplomatico in questo, però ha espresso il suo desiderio di voler restare, naturalmente. Ma anche perché l'anno prossimo, certo, ci si prefigura, secondo me, un campionato di Serie A molto avvincente, perché è stato già matematicamente proposto il Vicenza, che ha un presidente importante. Il Venezia, che ha un presidente importante, Tacopina, che è stato già nell'alta società del Bologna, e quindi si prevedono investimenti importanti per il Venezia. E poi se insieme a Pescara retrocederà il Palermo, come pare, e il Crotone, sono due squadre che stanno insieme a loro in asti di partenza, ci sarà una di quelle di vertice che quest'anno non riuscirà ad andare in Serie A, quindi si presuppone. C'è il Bari. Cioè sono grandi squadre che quest'anno hanno fallito, quindi insomma si presuppone che il campionato sia un bel campionato di B avvincente. Il campionato di B, diciamo, in questi sempre anni è sempre divertente. Stato un po' meglio di quello di Serie A, perché comunque è più combattuto. Intanto ci siamo dimenticati di dire che siamo arrivati alla fine del primo tempo, stiamo seguendo Benevento Vicenza, la partita è sullo 0-0. In questo caso non si tratta di doppio fedisti, Giancarlo, ma i tifosi del Pescara sicuramente in questo momento tengono più per il Vicenza che per il Benevento, perché quest'anno il Pescara ha giocato anche una partita con la maglia del Vicenza. Allora io direi a questo punto, Dino, di andare in pubblicità e poi rientreremo con il tema tattico. Eccoci rientrati in studio per l'ultima parte della trasmissione, appunto la parte in cui ci dedicheremo di più alla partita di lunedì, che si giocherà, ricordo, allo Stadio Adriatico alle ore 20:45. Giovanni, come potrebbe giocare la Roma, e dici un po' qualcosa in più sulla squadra di Spalletti? Sì, vabbè, ovviamente mancano ancora alcuni giorni alla partita, oggi lo diceva anche Guido, Spalletti ha stranamente concesso questo giorno di riposo, domani riprenderanno gli allenamenti dei giallorossi, noi abbiamo visto questa formazione, in verità c'è un dubbio, è quello tra El Shaarawy e Perotti in avanti, comunque Szczęsny in porta, 4-2-3-1 al modulo, poi Bruno Peres, Manolas, Fazio e Juan Jesus in difesa, Strootman e De Rossi a centrocampo, e poi Salah, Nainggolan, uno tra El Shaarawy e Perotti alle spalle di Edin Dzeko. Assenti Emerson e Florenzi, la Roma è seconda in classifica con 72 punti, ne ha due in più rispetto al Napoli, però come diceva Guido il calendario del Napoli è più semplice, dopo Pescara la Roma avrà il derby, poi il Milan fuori casa e poi la Juventus in casa, quindi tre partite fondamentali per la corsa al secondo posto. Passiamo a quella del Pescara, a cui ci sono più dubbi. Eccola qui la formazione, noi abbiamo messo Fiorillo tra i pari, 4-3-3 ovviamente il modulo, poi Zampano, Bovo, Coda più di Campagnaro, perché anche oggi l'argentino si è allenato a parte, a sinistra Biraghi e poi centrocampo con altri due dubbi, secondo me, Koulibaly Verre, Muntari Bruno e poi sicuro del posto, questa è la mia opinione, Memushai, e davanti dovrebbe riproporre il tridente Benali, Baybek, Caprari, quindi tornerebbero in questo caso rispetto alla Juventus titolari Baybek, Benali e poi abbiamo Coda e Bovo, che ha scontato la squalifica. Se dovessero giocare anche Verre e Bruno potremmo avere un Pescara molto diverso rispetto all'ultima uscita con il Bianconeri. Allora Giancarlo, intanto tu oggi sei stato
appunto con il tuo collega Dubaldo a intervistare Zeman. Abbiamo visto un po' di allenamento. E avete visto un po' di allenamento. Che cosa ci puoi dire, che puoi aggiungere? Ovviamente è ancora presto per lunedì. Allora, oggi però... non era un allenamento decisivo, però quello che abbiamo imparato a nostre spese è che la rifinitura, anche se fa delle formazioni che possono sembrare irreali, in realtà è quella che dà la formazione vera, perché l'altra volta siamo andati e c'era Memushai ad ala, Brugman centravanti, Bruno e Montari insieme, e allora tutti quanti a dire ma forse, invece abbiamo capito adesso, io l'ho capito una settimana prima di Giovanni, è vero? No, veramente facevo così anche... Che la rifinitura no, è quella... la prima esperienza. Cioè, no, quella cinque anni fa, beh, sì, ma giocavano sempre gli stessi. No, però, sì, giocavano sempre gli stessi cinque anni fa, sì, però, era facile. Sì, però la rifinitura di pre-Juventus... era veramente irreale, tant'è era irreale come infatti. La formazione che è stata schierata, no, perché, insomma, cioè, diciamoci la verità, no, perché dopo Zeman, cresce, se dopo a Zeman gli poni la domanda ma da dove partirà un dato giocatore, ad esempio Baebek, lui ti dice sempre dallo spogliatoio, quindi quella è l'unica certezza, perché comunicano le formazioni solo dopo che lui le ha comunicate ai giocatori, e ogni volta c'è sempre questa grande vabbè incognita. Diciamo che con la Juve lui ha schierato secondo me la formazione più pronta dal punto di vista fisico. Cioè, esatto. È la, comunque la io quella formazione l'ho ripresentata pari pari, infatti ho avuto i complimenti dal collega che è venuto e ha detto indovina la formazione, invece non ti sei fidato, no, di quello, perché noi di quella prova nelle no, prime settimane dicevamo vabbè mo questa ha scherzato, mettiamo noi e poi sbagliavamo sempre, allora io da 2-3 settimane quindi, metto quella della rifinitura, quindi non allora, sei in grado di dire quindi oggi. La formazione di domenica mattina sarà presumo che sarà quella definitiva rispetto dovesse essere questa, che pensi? Allora no, quello che ho visto io, sì, diciamo a parte vabbè Caprari l'ha messo dall'altra squadra e ci ha messo Mitrita, però questo potrebbe non essere influente, è uno di quei cambi che fa, oggi ha giocato Bruno al posto di Montari, ma potrebbe non essere influente. Quello che presumo di aver capito è che Verre secondo me possa giocare a centrocampo, possa giocare al posto di chi secondo però, me, di Koulibaly o di Memushai? No, di Koulibaly però a sinistra. Se quindi gioca, gioca a sinistra. Memushai. Oggi ha giocato a sinistra. Secondo te, quindi in questo potrebbero essere Memushai, Montari e Verre. Potrebbe Montari giocare. O Bruno? Sì. Sì, Montari o Bruno. Anche se io ti devo dire la verità, penso che Montari non lo toglie. No, non lo toglie. Non lo toglie perché comunque Montari ha una presenza anche tattica. Cioè, anche se è poco mobile, però. Sì, poco mobile, si sta sciogliendo un po', non è che Bruno sia molto più mobile di Montari, anche per una questione di ruolo, quindi io penso che Montari continuerà a essere titolare. Giovanni, ti volevo fare una domanda, perché invece alcuni, io tra questi, che con Zeman avrebbe giocato Crescenzi come esterno basso di sinistra. Secondo te perché? Io lo so perché. Perché l'ha detto lui, ha detto, ma qual è il giocatore più adatto tra tutti quelli che hai al tuo gioco? Crescenzi. Poi non l'ha fatto giocare mai. Ecco, dato che l'aveva anche detto, ma insomma per caratteristiche tecniche, per caratteristiche di corsa, di gamba si potrebbe dire, secondo te perché non sta giocando Crescenzi e invece gioca Biraghi, che comunque sta facendo delle prestazioni buone ma non eccelse, diciamo un giocatore che sì. Secondo me per probabilmente si equivalgono diciamo come giocatori, no? Però la struttura fisica di Biraghi è superiore, quindi tu dici che vince secondo questa me è scelta, è una questione di centimetri e di muscoli, cioè preferisce avere una difesa un po' più alta, comunque Biraghi è uno che la fascia la copre, insomma sì, torna sì. Raramente si è fatto trovare impreparato nel sì. suo ruolo. No, ma infatti dico no, però dico le caratteristiche proprio di corsa di Crescenzi farebbero pensare a un Crescenzi titolare, cosa che invece mi pare non sia mai successa. No, no, è successo una volta, però ha giocato esterno alto a Bergamo. Quindi in un non ruolo. Non lo so perché. Probabilmente Crescenzi è duttile, quindi può fare un po' di tutto, però magari nel ruolo specifico se c'è Biraghi. Preferisce Biraghi. Senti, invece Benalì, Baebek, Caprari, il migliore tridente d'attacco secondo te con la rosa a disposizione? Penso di sì, sinceramente sì.
Cioè, è l'unico. Quello... Cioè, nel senso che no, Caprari all'inizio, è... del all'inizio dell'avventura di Zeman ha giocato Cerri. Mm-hmm. Ah! In questo senso dico... Il fatto è che Cerri doveva... ha iniziato benissimo con Zeman, però doveva crescere. Zeman l'ha spiegata la questione di Cerri. Ha detto, mentre... io ho bisogno, se ho bisogno di qualcuno che costruisce, Cerri non costruisce il gioco, quindi lui praticamente è uno che si può utilizzare solo quando, magari in un tridente teorico, ipotetico di Zeman andrebbe anche bene, cioè in una squadra magari di una categoria inferiore che attacca sempre, uno come Cerri può andare bene, e però la, quando giochi con la Juve e con la Roma e che cosa devi costruire un minimo di non gioco, preclude, non preclude quindi un eventuale diciamo permanenza di Cerri in Serie B con Zeman, secondo però, me. Però siccome è in prestito, io non penso che faranno carte false per Cerri, sinceramente. Quindi non pensi che sarà uno di quelli che resterà l'anno prossimo a disposizione del mister? Da quello che ho capito, no. Giovanni, invece su Buyback che ci dici? Buyback è... fino a questo momento si è allenato tutti i giorni, quindi questa no, è se resta, dici. No, rispetto al prossimo anno. Io credo che sia molto molto difficile. Pure secondo me, no, anche se il procuratore e lo stesso giocatore hanno espresso la volontà di restare. Certo, però... perché lui ha detto la cosa principale è ritrovare comunque la condizione giocando un campionato da protagonista. Però l'ingaggio di Buyback è di 700.000 euro all'anno. Che non è un ingaggio da Serie B, che non è da Pescara. Cioè, diciamo. Il Paris Saint Germain contribuisce anche quest'anno con 250.000, il Pescara ne ha versati 450.000 per un giocatore che ha giocato pochissime partite. Secondo me i dubbi di Zeman e di dirigenti del Pescara riguardano esclusivamente la condizione fisica, lo stato fisico di questo, perché altrimenti, secondo di questo te, ragazzo non avrebbero... che ha avuto tante ricadute. In caso contrario, secondo me Zeman avrebbe potuto lavorare sul materiale condiviso, su Buyback, perché secondo me ha dei margini di crescita enormi con Zeman. Lui, anche Zeman, qualche frecciata gliel'ha tirata negli ultimi giorni, se non sbaglio, ha detto gioca da solo anche lui, non dialoga poco, qualcosa del genere. Sì, una volta ha detto che sembrava il guardialino. Sembrava il guardialino, però come caratteristiche fisiche e tecniche, secondo me, insomma, la qualità, se impara i movimenti zemaniani può diventare devastante. Poi in Serie B... certo, potrebbe fare la differenza. Giancarlo, allora, quindi, io non mi sento di celebrare Buyback, sinceramente, perché per quanto abbia grandissime potenzialità, io penso che se tu devi fare nella vita il calciatore, cioè devi guadagnare magari in un anno quello che una qualsiasi altra persona che magari studia guadagnerà in due vite, quindi probabilmente se devi fare il calciatore devi avere come minimo la capacità fisica, la salute di reggere, la salute tra virgolette. Io Buyback non lo so se è una questione solo fisica o anche mentale, mi sembra di aver captato qualche segnale per cui ultimamente, perché c'è stata una partita, quella decisiva per esempio a Empoli, dove lui è stato sostituito dopo mezz'ora perché si era infortunato, però che cosa si era fatto come infortunio? Te lo dico io, niente. Non aveva nessun infortunio, aveva sentito un dolore, quindi dice, e si era mancanza di abnegazione. Quindi io non so se questo ragazzo diventerà, no, mancanza di abnegazione, non lo so, magari è uno che ci tiene, però non penso che questo possa fare il calciatore ad alti livelli se continua con questa testa. Cioè se si ferma alla minima occasione. Si ferma, cioè, quest'anno sì. è stato sempre infortunato. Infatti è forse proprio quella la caratteristica che manca. Abbiamo parlato delle sue qualità, che sono secondo me indubbie, però la grinta, il fatto di giocare insomma il tutto per tutto sui palloni, il buttarsi nella mischia, è come se a volte avesse il timore di farsi del male o il non giocarsi insomma il tutto per tutto ogni volta, e questo forse un po' a Zeman pesa. Non rientra nelle caratteristiche di Zeman, tra l'altro, perché i giocatori lottano come spirito in campo. È poco zemaniano, ecco, sì, lo spirito, lo spirito è quello che manca, perché secondo me le qualità ci sono. Giovanni, l'ultima, poi dobbiamo chiudere, l'ultimo pezzo del tridente che potrebbe giocare contro Roma è Ben Ali. Allora la domanda te la faccio su Ben Ali: secondo te l'anno prossimo Ben Ali vestirà ancora la maglia del Pescara oppure no? Ma io penso di sì, a meno che non arrivino delle offerte allettanti per il Pescara. Comunque il contratto con il Pescara
si è adattato secondo me al gioco di Zeman, si è messo a disposizione, cioè uno dei, nessuno avrebbe pensato di vedere Benali nel tridente zemaniano all'inizio del campionato, no, se ci avessero detto guardate che dalla 24esima in poi nel tridente Benali, di Zeman all'esterno destro alto è Benali, noi l'avremmo preso per pazzo, invece è uno che dà sempre l'anima e quindi merita secondo me la ampia fiducia da parte dell'allenatore. Con Zeman quello fa la differenza, devi dare davvero l'anima. Zeman disse dopo la partita di Benali: ha corso tanto, ma deve imparare a correre. No, ha sbagliato tutti i movimenti. Ha sbagliato tutti i movimenti. pensavamo che fosse stato il migliore in campo. Corre in maniera disordinata. No, secondo te ha imparato? Adesso ha imparato i movimenti. Però se proprio ti devo dire sinceramente, non reputo Benali un attaccante esterno adattissimo al gioco di Zeman. Non dimentichiamo che nell'unico anno in cui abbiamo avuto Zeman, l'attaccante esterno di destra ha segnato 18 gol. Quindi lui è quello che si adatta. La mezzala potrebbe farla. No. La mezzala potrebbe farla, ma ha poca consistenza fisica per fare la mezzala, perché allora secondo me l'anno prossimo dipenderà tutto dal ruolo del regista, perché noi adesso non sappiamo chi è il nuovo regista. Chi sarà il metronomo? Bisognerà capire chi gioca. Però Zeman Brugman lo vede come esterno. Anche se oggi l'ha provato anche come regista, però perché pure cioè lui lo vede un po' e un po'. Un po' come esterno, certo, lo vede, il suo regista ideale. Certo. Però Benali è uno bravissimo, nel senso che si è adattato meglio degli altri, però nel momento in cui bisogna rifare la squadra da capo, cioè, non, devi non rifare lo vedo da capo. Tantissimo. Se hai questa possibilità, esatto, la fai. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata, per aspettare la partita dovremo pazientare insomma tutta la giornata di domani, tutto il weekend, sabato e domenica, e poi finalmente lunedì sera vedremo di scena l'Adriatico, un'altra grande squadra come tantissime che ne abbiamo viste quest'anno in questo pur sfortunato campionato di Serie A. Giovanni, grazie della tua partecipazione. Grazie a te, Oscar. E buon lavoro, perché oggi hai avuto il giorno libero, quindi domani e dopodomani e lunedì ti toccherà lavorare e scrivere le pagine per il Centro. Grazie a Giancarlo Febbo. Grazie a voi, buonasera. E grazie a Grazia, anche se è ripetitivo, speriamo di vederti ancora una volta prima della fine del campionato. Me lo auguro, anzi vi ringrazio davvero enormemente, buona serata a tutti, è stato un piacere. E a me non resta altro che augurarvi buona settimana e buon calcio a tutti.